C'ho qualche preoccupazione su questa modalità, sul fatto che non dobbiamo stancare la gente, che già domenica a un certo punto se ne sono andati la metà della gente, se non di più. Quindi non possiamo allungare troppo il brodo, dobbiamo fare di questa sede una sede deliberante operativa, e il metodo ci sta arrivando mano a mano, stringendo forse troppi tempi, perché bisogna anche un po' puntare sugli argomenti, sui contenuti, ed essere tempestivi rispetto a quello che sta avvenendo. Perché se no, altrimenti ci andiamo indietro a tutta una serie di iniziative che sono caotiche, se non colpiscono nel segno e non sono correlate a quello che sta avvenendo. Allora io ripartirei dalle macerie. Abbiamo vinto, oramai pensate tutti che abbiamo vinto, non abbiamo vinto un cazzo. Perché sulle macerie il buon Mascalzini, mandato dalla Presti Giacomo, insiste con la Teges, la camuffa con un progetto di riqualificazione rurale, parco, eccetera, ma di fatto vuole andare una sorta di esproprio che potrebbe essere una prebenda ulteriore per la Teges, ben sapendo che la Teges sono due cave abusive per circa 2 milioni di metri cubi che dovrebbero essere ripristinate in danno dell'impresa. Questa è una notizia che vi do così ve la potete giocare. Quindi non dobbiamo pagare noi, probabilmente la possiamo acquisire, requisire a norma della legge regionale 54 sulle case e farci quello che ci pare, senza espropriare niente. Coppa Canica, stiamo con Cesano, hanno acquisito queste notizie, hanno chiesto le quantità, hanno detto scusa, ma chi ve lo dice che il privato viene tutto qua? Perché non pensate all'Aquila Ovest, ai vari bacini di utenza, no? Quindi Pizzoli, San Giacomo, abbreviando i tempi di percorrenza e distribuendo questo materiale diversamente, rispondendo anche alla proposta che è sottaciuta da comuni, da tutti quanti, dei 17-20 cavatori che propongono di lavorare questo materiale e che vengono secretati. Quindi questa vertenza va ripresa. Pagani che ha chiesto aiuto, ha chiesto che le carriole un giorno di questi vanno lì a manifestare in questo senso insieme a loro. Quindi stiamo vedendo con Galletti, con gli UCC. L'altra questione è quella, l'altro problema che sta nascendo, che di cui anche pure Ciccozzi ha sollevato problemi, la stessa Giussi, no? le e l'ordinanza, due problemi forti tecnici, nel senso che in effetti sta venendo fuori che tutte le E, parlo delle strutture in cemento armato, verificate con i saggi cemento armato, ferro, dimensioni della trave e pilastri, sta venendo fuori che non corrispondono neanche al 60%, per cui rischia. Tutte le ditte stanno proponendo demolizione e ricostruzione, quindi questo è un tema fondamentale per chi lo sa e lo sta vivendo. Noi anche a questo riguardo dobbiamo intervenire con alcuni indirizzi di ordine tecnico, comportamentale, e fare da sportello alla gente. Quindi in tal senso io, come un'altra questione è quella dell'unità minima di intervento che ci hanno chiesto di definire per l'ordinanza centro storico, ma che pure quello è un problema tecnico. Quindi questi due temi che sono fondamentali. Tra l'altro sta venendo fuori il voto nell'ordinanza, avete saputo ieri sul giornale che i sindaci chiedono la seconda casa, guarda, noi l'avevamo detto un mese fa, che vanno finanziate varie tipologie per recuperare i centri storici, altrimenti non parte niente, è inutile che facciamo gli aggregati. Quindi su questi temi io proponevo un seminario che è di approfondimento, di divulgazione, che fa capire alla gente come stanno le cose e che cosa si può fare, altrimenti questo vanno a modificare l'ordinanza. Abbassano il livello statico di resistenza e pure sui costi, perché la cosa che è venuta fuori è che ristrutturare con le fibre di carbonio costa più che demolire e ricostruire, e sembra che ci diano al massimo, comunque massimo 700-800 euro, quindi non ci siamo. Questo è un problema che esploderà, noi dobbiamo essere allertati e prevenire i problemi, e avremo maggiori adesioni, perché quando sei concreto, quando affronti i problemi per tempo e quando li fai scoppiare in maniera simultanea alle decisioni da prendere, abbiamo l'efficacia che abbiamo avuto con le carriole. L'ultima questione è quella di Piazza d'Armi, che veniva qui più rappresentata a vari profili. Giustamente lei diceva, ma io vorrei fare la città della rugby, i commercianti vogliono fare il mercato ambulante, e Celestino ha fatto la chiesa con la mensa. Quello non hanno detto sia, ma no, nessuno, quindi noi dobbiamo anche lì, probabilmente col gruppo, che è il gruppo di Pettino collegato con accelerare quella riflessione, perché dobbiamo andare avanti con una posizione che sia netta, che non cavalchi i vari progetti e le varie ottiche, che dica allora che ste fa a Piazza d'Armi, diceva il 332, sono d'accordo, parco urbano,
c'era pure il finanziamento Carispac, quello si deve fare. Allora tutto quello che è in contrasto con questa linea non va portato avanti, non lo possiamo praticare. Quindi in tal senso dobbiamo affrettare i gruppi e riportare qui la decisione per fare una deliberazione di coordinamento. Grazie. Allora mi sto occupando da un po' di tempo del 30% delle aree degli insediamenti previste per i servizi. Su queste aree io ho cominciato ad avere una serie di informazioni in parte contrastanti. Allora, per esempio, ho saputo che non tutte le aree, il 30% è già stabilito, si vede negli insediamenti sul sito della Protezione Civile, però sembra che non tutte le parti delle aree siano disponibili per i servizi perché non sono adatte. Questo vuol dire quindi che non è il 30% in tutte le aree, ma in alcune aree può essere di meno. Seconda cosa, ci sono dei fondi disponibili, per esempio la Caritas ha non so, tanti soldi, io, siccome sono enormi non mi regolo sulle quantità, però ha tanti soldi che mette a disposizione per la realizzazione di per esempio centri polifunzionali all'interno di queste aree, ma per far questo è necessario che le norme tecniche, allora scusate perché mi devo, la pianificazione delle norme tecniche, allora al comune hanno adottato delle norme tecniche di attuazione per la pianificazione del 30% da dedicare ai servizi. Ma sembra che queste norme tecniche di attuazione, non essendo state pianificate, non possono essere utili perché si comincino a mettere negli insediamenti questi servizi. Allora io vi chiedevo, non sarebbe opportuno recuperare questo argomento e in un gruppo di lavoro e capire come fare perché il comune faccia queste norme tecniche e si comincino a spendere i soldi che sono già disponibili per questo 30%. Sono i soldi, l'indice per le zone servizi e le zone sono definite già dal PRG vigente e l'indice va da 0,01 se è verde pubblico fino a 0,60 se è direzionale. Quindi basta una delibera di approvazione del progetto e costituisce automatica variante al piano e se può attuare domani mattina con l'interesse pubblico, l'urgenza e l'indifferibilità. Quindi...